Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Resident Evil. Allora, sono sincero con voi, non so dove devo andare, ma non me lo ricordo, regà. Cioè non è che non me lo ricordo, non so dove devo andare perché ho aperto il fischietto, cioè l'ho usato, ho utilizzato tutta la roba che devo utilizzare. L'unica cosa che mi... penso di dover andare è andare a depositare alcune cose, riempire nuovamente la fiaschetta con la benzina e aprire qualche porta con la chiave armatura. Che cazzo è successo? Chi è? Ah, è uscito uno zombie. Ho detto ma che... che cazzo è? Ma mi sono spaventato da morire. Ma sarà questo il modo? Ma mo' i zombie aprono anche le porte, fatemi capire. Ok, ho usato la chiave armatura, questa... qui non ce l'avamo mai andati. Ho posato un po' di roba e mi sono tenuto anche la chiave quella piccola, quella vecchia, per aprire le porte. Ho sentito muoversi qualcosa, questa me la prendo e me la metto nell'inventario, ma io ho sentito muoversi di qua. Mancenca. Ok. Sì, voglio prendermi anche il pugnale se... a sinistra l'ho sentito. Ok. Rimaniamo qua, Che cos'è? C'è un'iscrizione. Una tigre sfolgorante di luce blu e gialla. Ok, quindi è un altro enigma. Potrebbe essere la gemma blu. Potrei metterci la gemma blu qua dentro, ma mi manca la gemma gialla. Se trovo la gemma gialla, so esattamente dove posizionare quella robetta là. Là ci stanno... ecco che ci stanno gli zombie. Fa culo a voi. Quindi là, quei cosi si romperanno. Vediamo un po', Quanta cattiveria, però. Ah, ci sono... il coperchio di questa pompa dell'acqua è aperto. Pompare l'acqua. Ma si pompa l'acqua. L'intruso è verde. Ok. E che cosa avrei fatto con ciò? Qui c'è un tubo. Ok. Qua probabilmente ancora mi serve qualcosa. Forse è un po' troppo presto per quell'enigma, perché non... mi servirà tipo un lanciafiamme, qualcosa di incredibile. Voi zombie fate piano, non rompete i coglioni, fate la cortesia. Allora, qua ci abbiamo un... è un macete. Avevo visto un macete, qualcosa, ho detto, boh, magari devo fare Indiana Jones. Un letto, uno zombie, un caricatore di pistola. Abiti e cianfrusaglie, non posso... non posso fargli niente. Quello zombie là. Invece a questo probabilmente mi romperà tantissimo il culo. Dai, voglio vedere chi cazzo c'è. Ok. Ah, c'è una chiave. C'è stato... aspetta, ok. Allora, con molta calma. Ah no, 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 con calma, con calma. Chris, spara a quell'altro. A quell'altro, Chris. Fallo avvicina, Chris, fallo avvicina. Uzz, Peppe. Ok. Ti tocca farli fuori per forza. Tutte e due, che tra l'altro poi si risveglieranno, tra l'altro, grazie, gioco. Qui c'è un'altra chiave di quelle piccole. Voglio prenderla, sì, ce n'ho due. Mi sembra proprio il caso di prenderle. Qua dentro non mi sembra che ci sia altro. Ok. Praticamente qua bisogna anche usare molto la mappa, perché per vedere le porte chiuse ho usato la chiave armatura anche per aprire questa qua. Ok, c'ho spazio, sì, c'ho ancora spazio. Volendo posso togliermi anche altri proiettili della pistola. Ok, ci sono altri proiettili della pistola qua. A sto punto me li prendo, perché tanto ci si mette un attimo a sprecarli. Quindi andiamocene per di qua. Qui sopra stiamo quasi vicino al cimitero. Ok,
Che cazzo? Sicuro si sveglia. È fuori Steam Bro. Il suo corpo è coperto di... No. Non ho visto di che cosa cazzo è coperto, Forest. Guarda che si sveglia. E se non si sveglia ci si incula. Ok. Ho visto qualcosa qui, Prendi il pugnale. Forest, non ti posso dar fuoco. Rimani là. Se vediamo dopo. Perché non ti posso dar fuoco. Ok. È Forest. Sicuro è Forest. È Forest, sicuro. Mamma mia, Forest, come corri? Corri, Forest, corri. Oh, usa il coso. Non me lo usa perché non l'ho messi nell'inventario. Aspetta, Forest, aspetta, aspetta, aspetta. È equipaggiato. Mortacci tua. Vai, 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 vai. Non me lo usa, non me lo usa, non me lo usa, ragazzi, non me lo usa. Perché non me lo usa? Forest. Quanto si state potente, Forest? Mamma mia, quanto ci state potente? Aspetta, fammi usare... sicuro, chissà perché ce l'hanno messe queste piantine mediche. Però non capisco perché non mi utilizzava il pugnale. Forse su Forest, che era uno zombie un po' particolare, non me lo faceva fare. Potrebbe essere, eh? Ho usato la mappa. Ho usato di nuovo la chiave armatura. Oggi sto concentrato, oggi sto veramente concentrato su sto gioco. Cazzin. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard. What the hell happened to you? Chris. This place. Get your team out of here. Demons. Ah! Everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. Quindi un grosso serpente. It's not just any ordinary snake. Okay. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. Ma guarda un po'. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. Sì, ma quale altra stanza? Ma non ti può dire... Vai in un'altra stanza, torna subito per l'amor di Dio. E poi non ci dice qual è la stanza. Chris! Non... Ma chi... Devo andare lì. Ok. Quindi devo andare là. Quindi ipoteticamente... Cioè non è ipoteticamente. Io devo andare là. Devo andare là. Aspetta, perché qua davanti c'è un portone. Si apre? Bam, si apre. Perché vado tutto dritto, probabilmente mi fa arrivare direttamente là. Perché magari se facevo il giro non mi ci andava. Chi ve se strancula, manichini del cazzo? Guarda come c'è moro, Guarda, Ok. No. Non lo voglio. Non voglio una... Aspetta un attimo. Ah, ok. Aspetta, questi si spostano. Questi si spostano. Aspetta, aspetta. Oh, sarai stronzo però. E questo è un altro enigma. Ok. Ok. Quindi adesso che io ho fatto così, lo posso anche premere. Si è aperto qua. Nessuno caga il cazzo. Ho fatto bene prima. Non ho... Ok. Sì. Me ne vado. Sono amico. Grazie a tutti. Vi voglio bene. Vaffanculo. Mi sa che ho fatto un enigma senza volerlo. Perché comunque avevo visto che erano un po' strani quei manichini là. Allora, vediamo un po', Esamina. Apri un po'.
Porta Joy, ci deve essere un modo per aprire questa scatola. Sì. Sì. Porca troia. La luce del sole mi sveglierà. Porca troia. Vediamo un po'. Oz Peppe. Maschera mortuaria. Ah! Ok. E mi sa che la devo andare a mettere nella cripta. Mi sa che la devo andare a mettere nella cripta, ragazzi, questa qua. A uno di quegli scheletri lì. Perché io non vedo nient'altro di... di incredibile. Perché... ok, è molto particolare. Molto particolare. E io a questo punto torno indietro. Sono curioso di andare a mettere questa qua. Là. Tanto io devo tornare indietro, andare a prendere il siero. Prima di andare a prendere il siero vorrei andare un attimo sotto a farmi rifornimento. Che cazzarola. Allora, senza naso, occhio e bocca dovrebbe essere questa qua. Ok. Le schifezze, grazie. Praticamente mi libera una tomba. Madonna mia, chissà che cazzo mi può liberare mai. Questo l'ho fatto anche per togliermi un oggetto dalle palle, tra l'altro, perché ero sicuro che sarebbe successo qualcosa, sicuro. Ok, quindi proviamo ad andare a prendere il siero. Sono tornato senza antidoto per vedere che cazzo era, giusto così. Perché io ho girato ma non l'ho trovata la stanza. E lei non c'è, lui è morto. Ah, mi sa che ho cambiato qualcosa. Mi sa che ho cambiato qualcosa nella storia facendo così. Forse ho cambiato qualcosa. O forse no, questo siete voi a dirmelo. Ditemelo nei commenti, mi raccomando, eh. Sento zombie. Qua la mappa mi dice che se vado dritto c'è una porta che è chiusa. Se vado a sinistra, becco un fiore puttana. Aspetta. Via, via. Fatemi andare un attimo qua. Vediamo, eh. Ok. Quindi ci stanno delle munizioni di pistola. Tanto qua mozzica, mi hanno mozzicato. Sti cazzi, prendo le munizioni dalla pistola. Vediamo un po', eh. È troppo buio per vedere. Ci stanno le candele. Usiamo le candele. Porca troia. Sarai stronzo? Headshot, bitches, sis. Fanculo. Cioè sei rimasto male, pure io. Prendi le cartucce del fucile. Sì. Prendo le cartucce del fucile, anche se... se so che me ne starò tipo a pentire tipo troppo, perché ora troverò tipo qualcosa che mi serviva tipo a bestia. Forse no. Fanculo, ho usato un'altra chiave armatura. Mannaggia! Oh! Ok. Siamo nel paese delle... nel paese delle meraviglie. Ok. Mi sconfinfera ben cazzo, raga. Andiamo a vedere dentro questa bianca, che tra l'altro è una porta aperta. Magari c'è un baule. Ok. Sì. Quante vecchie chiavi però mi dovete dare ogni volta. Che cos'è? Ah, ok. Non mi interessa. Ah, questo è il vaccino. Mannaggia, ho trovato il vaccino, ma lui è morto. Cazzo, qualcosa ho cambiato. Forse è male, probabilmente. Andiamo di qua.
Sì, uso la vecchia chiave. Sì. Voglio usare la vecchia chiave. Tanto ce n'ho tre. Adesso due. Mannaggia, oh. Che cazzo è? Ah, questo testamento del ricercatore. C'è una lettera. Mia carissima Alma, prima di tutto perdonami per non averti potuto chiamare, ma un uomo con un paio di occhiali da sole non mi ha consentito nessuna telefonata, mi dispiace. Sto cercando di decidere da dove iniziare, mi chiedo come poter spiegare in poche parole tutto quello che è successo l'ultima volta che ti ho parlato, ma non ci riesco. Spero tu sappia che perdere queste mie dimensioni, tutto è molto difficile, e me, mentre scrivo queste righe, sento che anche con sempre mi fuggono spazi di confusione. Mi ci sono cose che devo dirti io alla fine, ma ti giuro è quello che sto per la verità. L'intera storia richiede potrebbe essere raccontata, molto tempo a disposizione, quindi laboratorio, un virus diffondersi. Ok. Ok, ho preso un amo da pesca. Vi giuro che. Ok. Che coglioni Oli e Benji. Sì. Ok, quindi devo ritornare indietro, posa robe e fa... Vabbè. Regà, ma guardate le munizioni, non ci sono mai state tutte ste cose. Che cazzo ho fatto? Perché? Che cosa è successo? Qua ci deve essere stato qualche cosa. Sicuro, al 100%, ragazzi. Molto, molto strano. Da morire. Strano. Perché io posso posare anche tutto volendo, tranne la fiaschetta, la pistola. Cioè, vedete, mi hanno dato un sacco di spray medici. Mi hanno dato altre munizioni. Guardate! Perché tutta questa roba? Allora, prima di salvare, io voglio vedere se qua fuori c'è un bigliettino, perché non mi sembra di averlo mai visto. Ma non vorrei che ce l'ha lasciato qualcuno. Vediamo un po', Vediamo un po'. Ho lasciato alcuni proiettili nella stanza a destra. Vado avanti e cerco una via di uscita. Wesker. Portaci tu a Wesker. Grazie. Grazie Wesker. Sei un bravo ragazzo. Adesso. Sei un bravo ragazzo. Signori, allora io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Sono 47 minuti di gioco. Dobbiamo andare a prendere la farfalla. Ipoteticamente premere il bottone. Insomma, dobbiamo un po' di cose. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto, pollicione in su, commentate, condividete, ditemi che cosa avrei fatto, cioè cosa fosse successo. Cioè, non mi spoilerate, ditemi solo se era una scelta dare l'antibiotico o non darglielo. Bella.